Buonasera a tutti, diamo inizio a questo Consiglio Comunale. Giustifico il Presidente del Consiglio che questa sera non può essere qui per motivi personali. Chiedo al Segretario Generale di fare l'appello. Buonasera a tutti. Castiglia Maria ha giustificato. De Michelis Mauro, Giordano Marco, Lanfredi Patrizia. Presente. Marchiano Manuela ha giustificato. Martino Daniele. Morelli Paolo ha giustificato. Nasi Maria Teresa. Presente. Nicolini Fabio. Presente. Fogliano Ventola Giancarlo. Presente. Rossi Paolo. Presente. Sifredi Corrado. Presente. Simonetta Ilario. Presente. Assenti 3. Presidente. Primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione 2017 e approvazione della relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione 2017. La parola all'assessore Nicolini. Buonasera a tutti. Mi corre l'obbligo, non certo per forma, ma veramente per quello che è la sostanza, e lo capirete anche poi dall'elenco dei documenti che vi andrò a illustrare prima di passare nel dettaglio dei numeri di quello che è il rendiconto 2017, un doveroso ringraziamento nei confronti del dirigente Antonella Soldi, che ha coordinato in maniera direi più che impeccabile tutti gli uffici, anche quelli meno ligi e che hanno un po' ritardato la consegna dei documenti e quindi gli hanno consentito di arrivare qualche giorno prima alla redazione completa del consuntivo 2017, nonostante per grandissima prevenzione i solleciti da parte del sottoscritto unitamente alla dirigente sono stati fatti parecchi mesi prima della scadenza, proprio per cercare di arrivare ad adempiere nei tempi all'approvazione del rendiconto. Credo che sia non soltanto, come ho detto, una frase di rito, ma veramente un doveroso ringraziamento da parte di tutti, in quanto è grazie al suo lavoro e a coloro che sono accanto che siamo arrivati all'approvazione, a discutere l'approvazione di questo rendiconto e anche ai buoni risultati che il rendiconto stesso ha portato per il Comune di Andorra, figlio anche di un continuo e costante monitoraggio di quelle che sono le spese e gli incassi che vengono effettuati durante l'esercizio. Prima di addentrarmi, come vi dicevo, per far meglio comprendere anche quello che è il lavoro che c'è alle spalle di questi numeri che poi verranno elencati in maniera molto sintetica, è doveroso porre un riflettore su quelle che sono le normative che devono essere rispettate ai fini della stipula di questo rendiconto. Il decreto legislativo 118/2011 è quello che ha portato all'armonizzazione dei sistemi ai quali poi tutti gli enti locali si devono rifare per far sì della redazione del rendiconto. Ha introdotto dei principi contabili generali molto dettagliati, e i quali i primi che devono essere tenuti conto sono quelli relativi alla neutralità e all'imparzialità, a quello della pubblicità del rendiconto stesso e alla prevalenza della sostanza rispetto alla forma, come indicato anche dall'articolo 3 del decreto stesso. I valori contabili che sono stati inseriti all'interno del rendiconto devono tenere conto di alcuni aspetti. Il primo è quello dell'annualità, ossia bisogna tenere conto della competenza e quindi di quello che si è verificato nell'esercizio che va dall'1/1 al 31/12, la parte relativa all'unità, in quanto il bilancio è un tutt'uno, perché essendo il Comune un ente giuridico unico, quindi tutte le entrate e le spese devono riferirsi esclusivamente all'ente nella sua complessità, e non meno importanti, ma sono quelli dell'universalità e soprattutto dell'integrità, ossia
La cosa importante è che tutte le entrate di spesa devono essere inserite al lordo delle spese sostenute e le spese devono essere, meglio dirsi, le uscite devono essere inserite al lordo delle correlate entrate, al fine di evitare delle compensazioni. Pertanto, sulla base di quello che prevede l'ultimo decreto che vi ho detto, che però fa ancora riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre del 2011, che si rifà ancora al testo unico degli enti locali, che è il decreto legislativo 267-2000, nonché al regolamento di contabilità e a quelli che sono gli allegati che devono essere obbligatoriamente introdotti, questo fa capire che purtroppo quando vi è stata una nuova normativa che è andata a integrare le precedenti, non le ha completamente rimosse, ma come spesso accade in Italia sono delle piccole correzioni continue che portano ogni anno ad avere degli adempimenti sempre più complessi, perché di fatto si introducono dei pezzettini all'interno di alcuni articoli che vanno a complicare quello che era l'interpretazione fino ad allora delle normative. Per farvi capire quali sono tutti i documenti che devono essere allegati al rendiconto, posso dirvi che sono circa una quindicina, che partono dal conto del bilancio, al quadro generale riassuntivo, alla verifica degli equilibri, il conto economico, lo stato patrimoniale e tutte le altre allegati che non vi vado a elencare. Tutti questi documenti sono collegati tra di loro e tutti però necessitano di un procedimento diverso per poter essere redatti, e quindi il lavoro, diciamo, che non è unico come si può pensare essendo un solo rendiconto, ma di fatto si trasforma in più rendiconti all'interno dello stesso rendiconto. Si voglia soltanto, anche per quello che è l'obbligo che hanno gli enti locali di attuare durante l'esercizio una contabilità finanziaria, quindi di tipo autorizzatorio, che è composta di diverse fasi, e poi invece quello che deve arrivare alla fine dell'anno, che viene poi tramutato in un classico conto economico e stato patrimoniale con valori e costi che sono più simili a quelli delle aziende, che ogni anno riserva delle sorprese, proprio perché non si può pensare che una gestione di tipo finanziario alla fine dell'anno con la contabilità di tipo economico possa dare gli stessi risultati. Si è provato da partire dal lontano 1990 a cercare di voler portare quello che era la contabilità dei comuni in una contabilità di tipo economico, ma di fatto è rimasto sempre questo passaggio, quindi questa contabilità di tipo autorizzatorio che prevale sicuramente su quella di tipo economico per quanto riguarda la gestione dell'ente nel corso dell'esercizio. Per poter andare a meglio identificare quelle che sono l'identità dell'ente locale, ci sono 7 capitoli che vanno a identificare, quindi che illustrano bene quelle che sono quello con cui ha a che fare, scusate, l'ente. Dal profilo istituzionale, lo scenario generale e, più importante ancora, le politiche fiscali e le partecipazioni all'interno dell'ente. Il profilo istituzionale non è altro che quelle che sono le funzioni dell'ente e gli organi che lo compongono, mentre lo scenario deve tenere conto, per poter redigere un rendiconto in maniera accurata, di quelle che sono tutte le influenze che arrivano dall'esterno e anche la composizione, quindi la struttura dell'ente stesso, tenendo conto delle diverse realtà sociali ed economiche che ci sono già all'interno anche dello stesso comune. Per quanto riguarda invece le politiche fiscali, mi preme soffermarmi, perché siamo al terzo anno consecutivo che portiamo in approvazione un rendiconto con questa amministrazione, e per il terzo anno consecutivo le politiche fiscali, che poi si traducono in i soldi che devono tirare fuori i cittadini affinché il comune possa elargire servizi, sono fermi sulla casella zero, ossia sono fermi sull'uguale. Non c'è stato l'aumento di alcun tributo, neanche di quelli che negli ultimi 2 anni lo Stato aveva consentito agli enti di poter manovrare a proprio piacimento. Anzi, siamo nel corso del 2018 dove, dopo 10 anni di continuo e costante aumento, seppur piccoli, ma che poi alla fine dei 10 anni hanno portato aumenti anche del 30 e del 35% su occupazione di suolo pubblico da una parte, oppure su trasporto scolastico, dove siamo arrivati quasi al 90% di aumento negli ultimi nel decennio 2004-2014, per la prima volta negli ultimi 10 anni, come vi dicevo, c'è un segno meno dalla parte delle entrate.
Ciò nonostante, agendo sulla spesa e quindi cercando di razionalizzare le spese, si possono ottenere dei risultati lo stesso validi senza per forza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Dal punto di vista delle funzioni dell'ente e quello che sono i profili istituzionali non mi soffermo, in quanto sarebbe un mero elenco di quali sono le funzioni previste dal testo unico piuttosto che dall'articolo 42 all'articolo 50, ma sarebbe semplicemente un elenco di normativa. Per quanto riguarda le politiche gestionali, come hanno potuto verificare tutti i consiglieri ricevendo i documenti, vanno a illustrare nel dettaglio quello che è di fatto il programma dell'amministrazione, dove vengono evidenziati le opere e gli interventi che sono stati attuati, quelli che sono in fase di attuazione e quelli che sicuramente non sono ancora stati attuati, perché sicuramente nessuno di noi si ritiene perfetto e pertanto non possiamo sicuramente dire di aver fatto tutto quello che poteva essere eseguito. C'è ancora quest'anno e una parte dell'anno prossimo, ma parlare l'anno prossimo di questo periodo di rendiconto e fare una sorta di bilancio complessivo farebbe veramente pensare solamente che siamo a ridosso delle prossime elezioni, quindi qualunque parola venga detta verrebbe interpretata come mera e spicciola campagna elettorale, insomma quella dell'ultimo minuto. Quindi mi corre l'obbligo di specificarlo quest'anno, in cui nonostante molte sorprese che abbiamo trovato nel corso del nostro esercizio e quindi che abbiamo dovuto prendere dei fondi e girarli da altre parti, come una su tutta la scuola, ma ce ne sarebbero altre da illustrare, nonostante questo stiamo cercando di portare avanti con fatica un programma elettorale e ovviamente, senza proprio timore, non potremo rispettarlo nel pieno, anche perché sarebbe veramente impossibile considerando tutte le modifiche che abbiamo dovuto apportare. Una delle cose che vi ho detto che però si era voluti intervenire ed era quella sulla parte fiscale, è iniziato nel 2018 e confidiamo nel 2019 di portarla avanti e quindi mettere un altro piccolo segnetto meno sulle caselle delle entrate che possono essere decise da parte del Comune. Sulla parte fiscale, quindi su quali sono le imposte, IMU, TASI e TARI che ricadono quindi sui cittadini, ricordiamo che la TASI, che era la tassa sui servizi indivisibili, è stata di fatto cassata e quindi non ha più senso di essere neanche chiamata tassa sui servizi indivisibili, ma il Comune ha ottenuto un ristorno da parte delle somme che percepiva per la TASI applicata alle prime case, che ammonta a 694.000 euro. Per quello che riguarda l'incasso derivato da IMU, nonostante vi siano 3.340.000 euro che devono essere riversati per alimentare il fondo il fondo di solidarietà comunale, riusciamo comunque aver mantenuto tutte le agevolazioni che erano presenti. Sono state mantenute anche tutte le agevolazioni previste per la TARI, la cosiddetta tassa dei rifiuti, che si è trasformata un po' negli ultimi anni con i diversi nomi, e per 3 anni consecutivi, 2015, 2016 e 2017, il piano finanziario è rimasto lo stesso, in quanto ci si è riusciti a assestare su una determinata somma e non si è dovuto applicare nessun tipo di aumento. Anzi, nel 2018, con dei correttivi, grazie anche a un piccolo incremento della raccolta differenziata, di cui vanno ringraziati i cittadini, che dovrebbero cercare di spingere anche coloro che non la vogliono fare, perché sembra un qualcosa di talvolta sembra che si porti via del tempo, ma va da sé che se si riesce a aumentare la raccolta differenziata come è stato nell'ultimo anno, nel bilancio 2018 siamo riusciti a ridurre quello che è la tassa dei rifiuti per tutti i cittadini, grazie proprio all'aumento della differenziazione che è stata fatta dei rifiuti nell'ultimo anno. Quindi incentivando questa cosa qua si può portare, oltre che è un beneficio per l'ambiente che va sempre messo al primo posto, ma anche un beneficio per il portafoglio di tutti i singoli cittadini. Per quello che riguarda le partecipazioni dell'ente, il Comune è socio dell'autostrada Albenga Garesio-Ceva per una quota veramente minima, anche se sono stati già attuati tutti i procedimenti per cedere le azioni, in quanto non ha più un profilo istituzionale questa società. La parte di TPL Linea, la società del depuratore Ingauno, l'allora depuratore che voleva essere fatto a Villanova, che è in liquidazione,
L'AMA SRL, che è controllata al 100%, che è la società che svolge molti servizi per conto del Comune, e la partecipazione obbligatoria che abbiamo all'interno di Riviera Acqua. A proposito di Riviera Acqua, penso che sono stati alcuni incontri nel Paese da parte di alcune persone che volevano un attimino illustrare probabilmente quello che potrà essere un futuro magari programma elettorale. Mi è stato riportato, spero per errore, perché sennò sarebbe veramente una cosa molto molto sbagliata proprio in principio, che sono state fatte delle contestazioni sul discorso delle persone che sono entrate a far parte del consiglio del comitato tecnico di Riviera Acqua da parte del comune di Andorra. E non devi ingannare il nome, perché il comitato tecnico non è una cosa per tecnici, ma il regolamento prevede esclusivamente che all'interno del comitato tecnico possano entrare persone che sono tra gli eletti. Quindi non è che sia stato scelto qualcuno per un motivo o per l'altro. La parola tecnico non deve ingannare, ma così prevede il regolamento. Quindi se ne ha fatto parte il vice sindaco e poi il sindaco, non ricordo se in quest'ordine, è perché devono essere persone elette, più che l'assessore ai lavori pubblici o il primo cittadino in persona. Non vedo chi potesse esserci da quel punto di vista lì che potesse garantire meglio i cittadini. Non entro in quello che sta accadendo nella società, perché no, al momento siamo osservatori, anche se poi non abbiamo perso occasione per cercare di rimarcare quelli che sono i disservizi che ci auguriamo che non ci siano nella prossima stagione estiva, perché poi vogliamo fare della polemica, possiamo fare articoli sul giornale, ma gli unici che ci rimettono sono poi gli operatori economici del territorio, che hanno sicuramente una ricaduta negativa da qualsiasi pubblicità elevata o eccessiva venga fatta da errori che poi sono purtroppo imputabili a qualcuno che è esterno anche al Comune, e non per scelta ma per legge. Per quello che riguarda il risultato di amministrazione, parte dal fondo cassa del 1 gennaio che ammontava a 16.525.000, andando a incrementarlo con gli accertamenti, le riscossioni, scusate, tolti i pagamenti e tenendo conto del fondo pluriennale vincolato per le spese correnti e per le spese in conto capitale, abbiamo un risultato di amministrazione che è di positivo ovviamente di 12.206.604 euro, che deve essere ripartito, quindi non è tutto disponibile perché sarebbe veramente una manna, ma è ripartito in 2.440.000 euro per i fondi crediti dubbio esigibilità, 563.000 per vincoli derivanti da leggi, 210.000 per vincoli derivanti da trasferimenti, 620.000 per vincoli attribuiti dall'ente, 7.221.000 per somme destinate agli investimenti, che fanno risultare un avanzo libero di 1.149.000 euro. Per quello che riguarda l'analisi del dettaglio delle entrate, è da far rimarcare che le entrate praticamente su cui ormai si fondano tutti i comuni non arrivano sicuramente più dai trasferimenti correnti, in quanto i trasferimenti correnti, che sono poi le somme che vengono elargite da parte dello Stato, regioni, province, eccetera, eccetera, ammontano per il comune di Andorra a 370.000 euro, che su un totale di 20 milioni di entrate sono semplicemente l'1,9%. Il grosso delle entrate sono quelle di natura tributaria, contributiva e perequativa, che derivano principalmente dalle imposte, che sono 12.959.000 euro. Va da sé che, essendo proprio il titolo primo, quindi quello delle entrate tributarie, l'unica o comunque la principale in maniera consistente forza di sostegno dei comuni, riuscire ad agire su questa entrata e cercare di ridurla e quindi consentire ai cittadini di pagare meno, porta veramente a un grandissimo sforzo da parte di tutti, gli uffici compresi, per cercare di limitare le spese e soprattutto consentire quindi una diminuzione delle entrate. Non voglio andare troppo poi nella parte particolare, se non rimarcare il discorso sulle spese, che con la nuova normativa vengono divisi in missione e programmi, in cui vi è una sorta di elenco macro di tutte le missioni che l'amministrazione si è preposta, insieme vengono analizzati i programmi e poi nel dettaglio di ogni singola missione deve essere ovviamente tenuto conto di quanto era lo stanziamento definitivo, quanto è stato impegnato, di questo impegno quanto
si è riusciti già a pagare. I tempi di percorrenza di pagamento sono buoni, sono migliorati e quindi si riesce a stare dentro all'interno degli obblighi di legge. Non vi elenco tutte le missioni che sono previste nel bilancio, perché altrimenti mi arrivano anche dei calci dai consiglieri presenti, ma sulla parte della spesa vi posso dire che al totale di 26 milioni e 157 mila sono divisi in 18 milioni e 284 mila per quello che riguarda le spese correnti e 7 milioni e 870 mila per quello che riguarda le spese in conto capitali. Non vi vado a fare la suddivisione delle parti relative, eventualmente se poi ci sono delle domande relative alle spese correnti e alle spese in conto capitali. Rimane ancora un grado di realizzazione delle previsioni di entrata che, come vi dicevo prima, tenendo monitorato l'89% delle previsioni di entrata viene realizzato e vengono di questi un 75% sono stati incassati effettivamente. Per quanto riguarda l'altra analisi, che è quella del risultato della gestione di competenza, si deve praticamente tenere conto esclusivamente di quelle che sono state le entrate e le uscite dell'anno, senza far entrare nel merito quelli che sono le gestioni dei residui. A tal proposito, il discorso dei residui di attivi e passivi, che non entro nella parte tecnica per coloro che sono a casa, che non sanno, prima della stesura di questo rendiconto è stato effettuato un lavoro accurato, dettagliato veramente al centesimo, su quelle che erano le spese dei residui attivi e residui passivi che venivano trascinati per alcuni addirittura anche da più di 10 anni. È un lavoro che porta via tempo, che porta via risorse, ma che ha consentito all'ente, grazie al lavoro della dottoressa Soldi, di arrivare a mantenere esclusivamente quelli che sono i residui attivi e i residui passivi che possono poi andare avanti e arrivare di fatto a compimento, e quindi arrivare a essere tutto l'iter della contabilità finanziaria fino alla fine, da una parte l'entrata e dall'altra la spesa. Per quanto riguarda il fondo cassa, al 31 dicembre ha aumentato il fondo cassa più le riscossioni, tolti i pagamenti, sono 12 milioni e 404 mila euro. Per quello che riguarda la gestione dei residui ho fatto un accenno poc'anzi, per la cosa importante che viene rimarcata è quella del conto economico. Il conto economico, che dà l'equilibrio economico dell'ente, tenendo conto però di compilare un bilancio come se fosse proprio la forma civilistica, quindi quella che viene attuata anche all'interno delle aziende, delle imprese, non quello che viene fatto di solito e per i comuni, porta un utile di 1.498.000 euro. Utile che si è conseguito e che quest'anno si è riusciti, mi ricordo l'anno scorso c'erano stati delle voci non simpatiche che avevano portato quasi a far pensare che il comune potesse avere una perdita, ma grazie anche a Anutel, che aveva specificato bene che il sistema di calcolo avrebbe penalizzato quelli che erano in regola con i pagamenti, quelli che erano riusciti a fare più pagamenti rispetto agli altri, ci aveva fatto un attimino tranquillizzare sui risultati. Per quello che riguarda lo stato patrimoniale, dal punto di vista civilistico, il Comune di Andorra ha un patrimonio netto che ammonta a 61 milioni e 400 mila euro circa. Viene raggiunto l'equilibrio di bilancio, come prevede la normativa, con un più 3 milioni e 333 mila, e per quello che riguarda i vincoli, che devo soffermarmi un attimino, di come vengono destinati la parte relativa alla composizione dell'avanzo, e quindi come deve essere vincolata, bisogna tenere presente di un 500.000 euro del 2015 più un 290.000 euro e un 210.000 euro di incremento di quest'anno, che derivano da cause pendenti che arrivano da anni or sono nei confronti di enti esterni. Confidiamo sinceramente, in particolare non posso rivelare gli atti che sono in corso perché altrimenti potrei fare un danno all'ente, ma confidiamo che il contenzioso che ci siamo trovati con il Comune di Milano, che rivendica la proprietà di alcune aree poste proprio qua fuori Palazzo Tagliaferro, che ha chiesto al Comune, giusto che i cittadini lo sappiano, circa una somma che si aggira intorno ai 300.000 euro, che sarebbe veramente una spada di Damocle per qualunque amministrazione. Confidiamo che o la mediazione o la causa di merito possano portare
ha un beneficio per il Comune. Purtroppo questa ce la siamo trovata, noi confidavamo che tutte le aree e tutto fosse già stato acquisito, mentre abbiamo scoperto nel corso di questo esercizio questa richiesta da parte del Comune di Milano di 300.000 euro, in quanto sostiene, quindi dovrà poi dircelo un giudice o chi per esso, se quello che sostengono sia poi corretto, che alcune aree messe qua, sono qua fuori, non sono di proprietà del Comune di Andorra e noi abbiamo eseguito dei lavori sopra queste aree. Dall'altra parte vi è ancora un contenzioso grosso, una parte che vedremo come va a terminare, in merito alle alienazioni che erano state compiute sulle aree della località Marino, che vedremo adesso in che punto, a che punto sono. Ricordo anche che nel corso del 2016-2017 il Comune di Andorra quindi ha dovuto restituire 125.000 euro a una società che aveva acquistato da un'alienazione fatta negli anni precedenti, dalla precedente amministrazione, in quanto poi l'ufficio competente non aveva rilasciato probabilmente nei tempi, nei modi, i documenti per consentirgli di fare l'operazione immobiliare per la quale era stato acquistato quel determinato bene, e quindi noi ci siamo trovati a dover restituire questa somma che in precedenza ovviamente sarà stata utilizzata per eseguire delle opere. Quindi sono state eseguite delle opere con un'alienazione che poi però noi non solo non abbiamo potuto usufruire di quell'alienazione, ma anzi abbiamo dovuto restituire questi soldi alla società. Per quanto riguarda altre cose particolari, se ci sono delle domande, altrimenti avrei concluso e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Assessore, ci sono interventi? Capogruppo Martino, facoltà. Grazie Sindaco. E mi preme specificare e precisare anche a me quanto ha detto l'assessore Nicolini sul ruolo svolto dagli amministratori del Comune di Andorra nel comitato tecnico, che è appunto, come dice il nome, fuorviante, ammissibile di presenza di eletti e ovviamente è un incarico ricoperto a titolo assolutamente gratuito, per cui è un meccanismo di controllo e sicuramente non un poltronificio. Su questo bilancio il voto di questa maggioranza è favorevole e lo è il voto favorevole di Andorra Più per un fatto molto chiaro, molto semplice, che va al di là della dialettica delle parti politiche, perché poi quando parla i numeri c'è poco da dire. Quattro anni fa si votava e dopo quattro anni gli andoresi pagano meno tasse in alcuni ambiti o le stesse tasse in altri ambiti di quattro anni fa. Quindi questo è un dato abbastanza oggettivo, totalmente oggettivo, incontrovertibile, tenendo presente che innanzitutto lo Stato ogni anno continua a tagliare i trasferimenti agli enti locali e un comune virtuoso come Andorra, come è sempre stato Andorra, è uno di quelli che patisce più danni, perché poi sono fatti spesso prelievi a chi è bravo per ripianare i debiti di chi è meno bravo, dei comuni in dissesto. Quindi Andorra spesso ha patito questo e oltretutto ci sono stati gravi eventi che hanno toccato finanziariamente e anche materialmente la nostra comunità, l'alluvione, la scuola, e che detti così sembrano poco ma hanno inciso per milioni di euro sul nostro comune e nonostante queste gravi difficoltà le tasse non sono state aumentate di un euro, anzi in alcuni settori sono diminuite e non è mai stata neanche applicata quella che sarebbe tutto sommato accettabile, vale a dire l'indicizzazione, quindi zero che è zero, quindi zero senza neanche l'Istat per parlare chiaro. E è un risultato di cui Andorra Più è orgogliosa, l'amministrazione di Michelis è orgogliosa e il nostro punto di riferimento è il programma e certo questa cosa appunto determinerà che non può essere realizzato al 100%, ma d'altronde quando abbiamo scritto quel programma insieme agli andoresi non pensavamo che sarebbero successe certe cose
ci siamo dovuti adattare alle circostanze nelle maniere che l'assessore ha spiegato. Quindi preannuncio il voto favorevole. Grazie. Grazie capogruppo, io tutto sommato mi ritengo abbastanza soddisfatto, ne abbiamo parlato molte volte sia in giunta che in maggioranza, tanto per fare un esempio, molti comuni vicini a noi hanno applicato l'imposta di soggiorno, noi non l'abbiamo applicata, abbiamo aderito al patto per il turismo, ma per ora abbiamo ritenuto di dover soprassedere proprio per il fatto che Andorra è un comune che si basa soprattutto sulle famiglie, gli alberghi sono pochi e quindi in questo momento applicare l'imposta di soggiorno ad Andorra forse ci sembrava non opportuna, quindi per ora noi non la applichiamo e siamo fermamente convinti a non applicarla. Se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza, con astenuto il gruppo Viviandora. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche l'immediata eseguibilità ha avuto lo stesso voto. Punto 3 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 62 del 23 aprile 2018 relativa alla variazione di bilancio numero 2 2018. La parola all'assessore Nicolini. Sarò più breve. Allora, il punto 3, ratifica della variazione della giunta che è stata eseguita in data 23 aprile e si va a comporre sui tre anni, perché vi sono anche delle variazioni che interessano il 2019 e il 2020. Siccome il bilancio adesso è di carattere autorizzatorio su tutti e tre anni a cui fa parte, possono essere effettuate anche già delle modifiche per i successivi esercizi. Le voci più importanti sono le voci relative a un aumento per l'anno 2018 di 6.850 euro, che sono poi di 9.120 per il 2019 e 9.120 per il 2020, richiesto dalla dottoressa Bertolino per implementare e quindi migliorare il servizio di telecomunicazione del comune accedendo a un allaccio costante alla fibra, in modo tale da consentire anche a tutti gli uffici di lavorare a una velocità decente, nel senso che ormai purtroppo i programmi sono sempre molto più pesanti, passatemi il termine tecnico, e quindi senza avere un collegamento alla fibra si rischia di rallentare molto il lavoro degli uffici. Vi sono poi altre due richieste, una del comandante Ferrari di 2000 euro relativa a delle riparazioni di attrezzature del comando di polizia municipale. Vi sono un 6.000 euro di incarico richiesto dall'area tecnica, dall'architetto Ghione, relativa a un incarico di una consulenza relativa al porto, e poi vi sono ancora 5.000 euro che sono gli obblighi di pagamento da parte del Comune di una spesa di registrazione di una sentenza alcuni esercizi fa. Tutte queste somme vengono finanziate con l'incasso derivante da IMU, sia per l'anno 2018 che per gli esercizi 2019 e 2020. Grazie. Grazie assessore Nicolini, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato alla maggioranza, con astenuto il gruppo Viviandora. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche l'immediata eseguibilità ha avuto approvazione a maggioranza, con astensione il gruppo Viviandora. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 72 del 2 maggio 2018 relativa alla variazione di bilancio numero 3 2018. La parola all'assessore Nicolini. Questa delibera di giunta del 2 maggio fa riferimento anche a quello che è stato discusso nel Consiglio ultimo, di cui mi scuso per l'assenza, ma mi era impossibile per motivi personali essere presente. Si va a ratificare quelle che sono tre voci relative a utenze e canoni
sulla parte dell'ufficio di polizia municipale per 901 euro, una parte relativa a spese diverse per servizi antincendio di 423 euro e il settore tributario che aveva necessità di manutenzione e applicazioni per 380 euro. Il totale pertanto di questa variazione ammonta a 1.704 euro. Come nel caso precedente, anche queste spese vengono pagate e con imposta municipale propria, pertanto con la parte dell'IMU. Grazie. Grazie. Assessore Nicolini, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza, astenuto il gruppo Viviandora. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza, astenuto il gruppo Viviandora. Passiamo ora al punto 5 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione anno 2018 e al piano esecutivo di gestione anno 2018, variazione 4-2018. È questa una variazione che ha un importo di 112.918 euro che riguarda la somma urgenza per far ripartire i lavori a seguito di contenzioso fra una ditta e il comune e riguarda, per capirci, la strada della colletta, cioè il punto successivo dove verrà ben spiegata questa pratica dall'assessore dei lavori pubblici. Altri punti sono i 860 euro per l'integrazione di un contratto di Anutel, 28.000 euro per consulenze che riguardano la nota vicenda di Rivieracqua e il contratto di affidamento in house di Ama, non sono contenziosi ma sono consulenze. Poi ci sono altri 3.000 euro che riguardano imposte di bollo per uffici appalti che mancavano. Questi importi sono tutti coperti con avanzo da rendiconto del Comune di Andorra e con IMU per maggiori entrate. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Punto 6 all'ordine del giorno. Articolo 194, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Riconoscimento debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza, lavori di completamento strada della colletta. La parola al vice sindaco Paolo Rossi. Grazie Presidente. Questa sera portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale quella che è stata l'estrema ratio di un'annosa vicenda che ha visto un lavoro pubblico, quello di strada della colletta, perpetuarsi in questi mesi. Facendola breve e non entrando troppo nel dettaglio, questa opera pubblica che è l'asfaltatura e la sistemazione di un tratto di strada in località Metta, denominata strada della colletta, è partita con una gara d'appalto nel primo semestre 2014, quindi ancora dalla precedente amministrazione. Questa amministrazione entrata in carico ha sospeso con una gara già avviata la procedura, diciamo l'inizio lavori, perché nell'anno 2014 se avessimo dato seguito a tutti i lavori che ci erano stati dati, il Comune sarebbe uscito fuori dal patto di stabilità. Per questa ragione la Giunta aveva provveduto a sospendere l'inizio lavori di alcune opere, tra cui questa e ad esempio, per ricordo, l'abbattimento della palazzina bianca qua di Palazzo Tagliaferro. Nel 2015, con lo sblocco del patto, l'amministrazione ha dato mandato agli uffici di fare iniziare i lavori facendo valida la procedura già realizzata nel 2014, quindi senza dover ribandire la gara, ma vista anche l'importanza e la sensibilità che dovevamo dare agli abitanti di Strada della Colletta, abbiamo dato l'ok all'inizio dei lavori. I lavori sono iniziati e poi a un certo punto c'è stata una contestazione tra il direttore dei lavori, che era un direttore dei lavori scelto sempre nella gara precedente, che era esterno,
all'ente, quindi non era un dipendente di questo ente, e l'impresa. La serie di contestazioni erano di natura, diciamo, sostanziale, in quanto venivano contestate delle quantità di materie di riporto e di alcune lavorazioni che avrebbero dovuto, che sono state eseguite secondo l'impresa e mai dimostrate secondo il direttore dei lavori, e successivamente delle problematiche di natura giuridica circa le procedure di stato avanzamento lavori che l'impresa e il direttore dei lavori hanno portato avanti. Questo impasse, diciamo, sostanziale e burocratico ha portato al fermo dei lavori. Questo fermo dei lavori ha creato un grosso disagio alle persone che abitavano e che erano servite da questa strada, se non che l'estrema ratio è stata quella di rescindere il contratto con l'impresa, diciamo, che aveva vinto, a seguito di relazione da parte del direttore dei lavori e del RUP, che è responsabile unico del procedimento, che è l'ingegnere Reggia. Quindi la Giunta non ha potuto far altro che prendere atto di questa rescissione e quindi dar seguito a questa rescissione. A seguito di questa rescissione la strada versava in condizioni vergognose, e quindi non si è potuto dare a fare altro che una procedura di somma urgenza per affidare la restante parte dei lavori a una nuova ditta. Ovviamente qua si parla di un prelievo, di un riconoscimento di debito fuori bilancio, perché proprio per dare immediata celerità ai lavori non abbiamo chiuso completamente la procedura relativa al quadro economico della gara del 2014, ma abbiamo affidato con questi nuovi soldi presi dall'avanzo di bilancio i nuovi lavori. Ovviamente continueranno tra gli uffici e l'impresa esclusa le contestazioni, quindi contiamo di rivalere non solo i mancati soldi che non sono stati ancora pagati, quindi che sono giuridicamente le nostre casse ma ancora bloccati da questo quadro economico, e i danni e i ritardi che questa impresa ha creato. Quindi da un mese a questa parte c'è una nuova ditta, annuncio al Consiglio Comunale e ai cittadini che nella giornata di lunedì inizieranno proprio le operazioni di asfaltatura, e quindi chiedo al Consiglio Comunale di riconoscere questo debito fuori bilancio per queste motivazioni. Niente, volevo ringraziare gli abitanti di Strada della Colletta per la grande pazienza che hanno dimostrato in questi mesi, perché hanno ingiustamente subito una situazione, come d'altronde l'amministrazione, perché in queste situazioni è molto difficile intervenire. Quindi grazie veramente a tutti per la responsabilità e la pazienza dimostrata in questi mesi. Un grazie anche alla nuova ditta che, a onor del vero, sta lavorando molto bene, mi dicono, e ho potuto confermarlo anch'io andando a vedere. Quindi chiudiamo, speriamo, in pochissimi giorni questo disagio a questi abitanti. Grazie. Grazie Vice Sindaco, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il punto 7 sono le comunicazioni del Sindaco. Io in realtà non ho molte comunicazioni da farvi, se non che alcuni giorni fa ho potuto fare un sopralluogo presso le scuole elementari e mi sono reso conto, abbiamo anche fatto un video in modo che i cittadini potessero rendersi conto personalmente di come stanno andando le cose. Hanno già praticamente smontato tutto, sono già nella fase di ricostruzione, dove hanno posizionato il carbonio in tutti i pilastri che dovevano essere rinforzati. Il terzo piano è stato già completato, anche con delle lastre di acciaio messe praticamente nei punti più delicati, dove praticamente i pilastri si intersecano con i solai, le solette. Direi che, per quanto possa avere notato
le operazioni di ricostruzione stanno seguendo i tempi così come da cronoprogramma. All'inizio sono stati un attimo più lenti e ora devo dire che stanno recuperando e forse hanno già superato anche tutto il tempo che avevano perso all'inizio. L'augurio che noi ci poniamo, ma naturalmente questo è solo una questione di fortuna perché non dipende certamente da questa maggioranza, ma dipende da motivi tecnici, l'augurio che ci facciamo è quello di poter accogliere i nostri ragazzi a scuola tutti quanti entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Certamente verranno accolti i ragazzi delle scuole medie perché solo per scelta didattica sono rimasti nella scuola che li ospita ora per non dover fare dei traslochi durante l'anno, ma anzi direi che la terza media svolgerà gli esami di terza appunto già nella struttura nuova. Sapete che avevamo fatto molto veloce perché c'era l'esigenza di reperire i 5 seggi per le elezioni politiche di marzo, ma ora direi che stiamo andando abbastanza velocemente anche con le scuole elementari. Sta per partire con l'approvazione direi di questo bilancio e di quello dell'Unione dei Comuni che si è tenuto alcuni giorni fa, sta per partire anche il bando per affidare i lavori per la ricostruzione e la messa in sicurezza della palestra, palestra che verrà, come avevo già accennato, realizzata con le indicazioni che vengono date dal CONI e quindi sarà a norma anche per le partite delle varie squadre che saranno ospitate. Avrà un ingresso autonomo, quindi sia le classi potranno utilizzare questa nuova struttura, ma anche le associazioni che potranno entrare in quella palestra senza attraversare il plesso scolastico, i due plessi scolastici che stanno ai lati, diciamo, di questa palestra. Rimane poi un ulteriore lotto che non è così urgente, che è quello della mensa. Noi vorremmo provare ad allargarla questa mensa perché ora i ragazzi fanno i turni, siccome in questa scuola vengono ospitati mi pare 430 ragazzi, poi un po' di insegnanti e un po' di figure professionali che operano lì dentro. È capitato in questi ultimi anni che i ragazzi facessero mensa a turno. Se è possibile noi proveremo a creare una situazione dove almeno i turni vengano ridotti, per non dire azzerati. Questo darebbe naturalmente un buon riscontro a tutti, un beneficio a tutti quanti. Non so se ci riusciremo, ma comunque ci proveremo. Nel mentre i ragazzi potranno tranquillamente mangiare nelle aule spaziose e libere che verranno rese disponibili nel momento in cui i ragazzi entreranno in classe. Per quanto riguarda invece un altro aspetto di cui ha accennato l'assessore Nicolini, Riveracqua, non ho molte notizie ulteriori rispetto a quelle che vi ho dato nei consigli comunali precedenti. Vi devo solo dire che non è cambiato nulla dai precedenti consigli comunali, ossia che questa società continua a non svolgere o a svolgere in piccola parte le manutenzioni che dovrebbe svolgere sul nostro territorio. Ricordo agli andoresi che ognuno di noi paga la bolletta più salata del 18%, certamente non per scelta dell'amministrazione comunale, ma per scelta di questa società che si chiama Riveracqua, e a questo aumento di tariffa non corrisponde assolutamente un miglioramento del servizio, anzi noi saremmo già contenti che il servizio rimanesse quello che era una volta, cosa che purtroppo non è, ce ne siamo accorti tutti. Stiamo lavorando per fare in modo che disagi che si sono verificati gli anni scorsi in qualche modo possano essere almeno individuati nel più breve tempo possibile. Vi dico già che per fare questo i nostri uffici comunali hanno dovuto lavorare, dico la parola, pesantemente, perché hanno dovuto impegnarsi anche inventandosi delle soluzioni a norma di legge che consentissero di poter fare un minimo di controllo, perché come sapete ci hanno tolto anche le chiavi dei tombini e di tutti i punti dove è possibile fare delle verifiche per capire se i nostri sottoservizi stanno funzionando. È evidente che il problema non è ora
che ci troviamo ad essere in qualche decina di migliaia di persone, ma quando poi d'estate saremo 30, 40, 50, 60 e addirittura 70.000 persone, probabilmente il disagio potrebbe diventare più importante, soprattutto se chi doveva occuparsi di una manutenzione approfondita e accurata magari lo ha fatto, dico lo ha fatto, in maniera molto superficiale. Mi auguro che questo consiglio di amministrazione prenda a cuore la vicenda, perché gli aspetti di Riveracqua sono due: quadrare i conti pubblici, ma il primo aspetto è quello di gestire i nostri sottoservizi. Io continuo a dire a tutte le riunioni convocate da Riveracqua, alle quali non sono mai mancato, che la prima priorità di Riveracqua è quella di gestire i sottoservizi, tutto il resto è secondario. È chiaro che bisogna far quadrare i conti, ma non si può certamente pensare che per quadrare i conti non si fanno o si fanno in maniera molto limitata le manutenzioni sui nostri sottoservizi. Qualcuno ha detto che batto poco i pugni sul tavolo. Io vorrei farvi vedere, ma purtroppo non si può, perché se ne guardano bene i signori di Riveracqua a rendere pubbliche le nostre conversazioni e soprattutto i nostri interventi, ma io vorrei farvi vedere le facce delle persone, dei sindaci, ma soprattutto del Consiglio di Amministrazione di Riveracqua ogni volta che io prendo la parola in un'assemblea lì. Si guardano e dicono: adesso questo cosa dice? Ve lo garantisco che lo dicono, e un po' di preoccupazione io dico che l'hanno, perché questa amministrazione di solito non parla mai a sproposito, cerca sempre di individuare i risultati che ci devono, i problemi che ci sono, fornendo anche spesso delle soluzioni a questi problemi, soluzioni che a volte vengono prese in considerazione e molto spesso non vengono prese in considerazione. Quindi io direi che qui ai posteri l'ardua sentenza, non ci tocca fare solo le sentinelle attente e monitorare bene che le cose vadano al meglio. Ho chiesto già un po' di collaborazione anche agli operatori turistici e del settore, perché chiaramente un occhio attento degli operatori che stanno sul territorio vale a volte molto di più di tanti consiglieri di maggioranza o di opposizione che, per quanto si possano impegnare, non possono certamente farlo come gli operatori del settore. Quindi io li ringrazio anticipatamente, perché si impegnano costantemente e sono poi gli operatori del settore che ci fanno fare una gran bella figura sul nostro territorio, e se tanta gente viene ad Andorra lo dobbiamo soprattutto a loro. Io vi ringrazio. Se non ci sono interventi o comunicazioni, chiuderei questo consiglio comunale. Grazie.